andiamo, andiamo. Ma come sei colorato oggi, madonna. Sì, tu mi sei tutta nera, però da notare le branchiette da squalo della guacero di profilo. Eh sì, perché sai, con un punto vita invidiabile. Grazie, allora, grazie. Devi sapere allora che mi fanno già i gesti, perché oggi il mio autore è molto contento della super classifica e vuole che... Sono quattro. Ah. Sono cinque. Sono cinque, sono cinque. Sono... Ho capito qua. Scusatemi, ho visto questo. Ma siccome c'è una luce che non mi fa vedere bene, o sarà l'età, oppure il mese a casa. Il mese a casa. Sono cinque posizioni. Allora, al quinto posto, una donna. Ok, guarda là. Ma sei seria o stai scherzando? Hai 30 secondi di tempo. Aspettate. Per cambiare il pannolino a KK. Ma devo alzarmi adesso, in piedi, lì. Come potete qua vedere, KK ha anche cappello e pannolino. Ma io seriamente, in diretta TV su Rai 2. Allora, ovviamente, mamma, aspettate. Scusami, John. Il cappello deve rimanere in testa, eh? Faccio qui a favore non di non devi far cadere il cappello da KK. Ragazzi, non sono comodo così. Va bene così. I bambini si cambiano. Ragazzi, avete mai avuto un bambino? Non si cambia così di schiena. Cosa li faccio, le capriole? Femminile si dice inventrice, non lo sapevo. Allora, lei ha brevettato un'idea molto utile per le donne. Devi indovinarla tu. E ti do un suggerimento. Ragazzi, da casa state incollati al divano, perché sarà un momento Uno mi ha riferito che anche tu ha inventato qualcosa, qualcosa di cui tutte le sartorie della televisione italiana sono veramente contente, anzi che ti invidiano proprio. È un serpente, un altro serpente? No, non stiamo parlando di serpenti, guardiamo questo video.